Carissimi, ben ritrovati. Nell'ultimo video su Gialaneti, il lavaggio del naso, vi avevo promesso che vi avrei parlato di un'altra tecnica di purificazione. Ed eccomi qui oggi per raccontarvi di Jiva Dauti, la pulizia della lingua, come viene proposta dallo yoga e dall'Ayurveda. Vi ho già accennato che l'Ayurveda indica il mattino come il momento ideale per le pulizie personali. E in effetti anche Jiva Dauti è ideale in questa parte della giornata, proprio tra le azioni al risveglio prima di fare colazione. La pulizia della lingua è parte di una corretta igiene orale, ma stranamente in Occidente non se ne parla molto, sebbene venga data giustamente invece tantissima importanza al lavaggio dei denti, che però da solo non è sufficiente. Nello yoga invece la pulizia della lingua fa parte del regime di cura quotidiana per rimuovere i depositi tossici. Ce ne parla anche la Gheranda Samhita, che è uno dei principali testi dello Hatha Yoga, datato fra il XVI e il XVII secolo. Durante la notte, in particolare sulla lingua, si depositano infatti delle tossine che creano una patina carica di microrganismi che influenzano la flora batterica del cavo orale. Una lingua pulita significa dunque rallentare la formazione di placca e tartaro, contrastare il problema dell'alito cattivo e persino sfinare la percezione dei sapori, perché le papille gustative entreranno meglio in contatto con i cibi. Tornando alla Gheranda Samhita, lì Jiva Dauti viene descritta da fare con le dita, che ci sta, ma oggigiorno usiamo uno strumento particolare che la rende molto più efficace, che è questo, che si chiama appunto Nettalingua. Il mio in acciaio inox, che a me piace perché è molto igienico, quello più tradizionale è in rame, che ha proprietà batteriostatiche, cioè inibisce la formazione dei batteri. Adesso se ne trovano anche in plastica, prodotti dalle stesse marche degli spazzolini da denti, a riprova di come questa pratica si stia piano piano diffondendo anche da noi, anche se a me in plastica non piacciono molto. Comunque, come vi dicevo, un po' per la lota, per Gialaneti, lavaggio del naso, potete trovarli facilmente in negozi specifici per lo yoga o di prodotti indiani, nelle erboristerie o tranquillamente anche online. Al limite potete usare anche un cucchiaino, no? Usando il bordo per passare sopra la lingua. L'importante, qualunque strumento utilizziate, è che non siate troppo energici, perché la superficie della lingua è comunque molto delicata. Vediamo allora come si fa. È molto semplice in realtà, perché si tratta semplicemente di far scorrere la parte di taglio, no? Sulla lingua, dalla radice, da dove è riuscita ad arrivare, lentamente, sfregando appena appena fino alla punta. Attenzione a non andare troppo in fondo per evitare di far partire il riflesso del conato di vomito. Quindi, lingua fuori e si tira fuori in questo modo. Vi ritroverete soprattutto la mattina un po' di patinina lì, la sciacquate e ripetete un po' di volte finché non ne esce, diciamo, abbastanza pulita. All'inizio può essere fastidioso, darvi una sensazione un po' strana, ma poi appena prendete un po' di familiarità diventa come lavarsi i denti, non potrete più farne a meno. Peraltro, per me è un must assoluto la mattina, ma mi capita di usarlo anche altre volte. Per esempio, se ho mangiato un po' troppo aglio e non riesco a togliermi il sapore dalla bocca. In quel caso, Jiva Dauti è veramente molto molto efficace. Forse in questo video non vi ho detto nulla di nuovo, ma se invece non avevate mai preso in considerazione l'idea di pulirvi la lingua, così come vi lavate i denti ogni giorno, sono certa che potrete apprezzare l'aggiunta di questa pratica nella vostra routine di igiene quotidiana. Scrivetemi se vi va la vostra esperienza e io vi auguro ancora una volta tante mattine felici con le pratiche yoga.